Lunedì 6 dicembre 2021. Barone Vassallo, buonasera a tutti. Allora, non ci avrei mai creduto che una simile azione avrebbe potuto portare dei risultati così cospicui. E adesso vado a spiegarvi di cosa sto parlando. Allora, ormai dal 2018 sappiamo tutti che hanno istituito il famoso reddito di cittadinanza. Il reddito di cittadinanza come si prende? In pratica tu non devi avere alcun sostentamento, non devi avere case di proprietà, al massimo credo che tu possa avere un motorino, una macchina di una certa cilindrata, un certo valore, non mi ricordo adesso esattamente come funziona. E se tu dimostri tutto questo qui con l'ISEE della famiglia, ad esempio se vivi in una famiglia in cui hai soltanto un genitore invalido che sussiste soltanto con la pensione di invalidità e magari abiti in una casa popolare e via discorrendo, così hai diritto a prendere il reddito di cittadinanza. Il reddito di cittadinanza che nella maggior parte dei casi arriva, cioè varia tra i 700 e gli 800 euro, 780 mi sembra, 800 euro, una cosa del genere. Dove io lavoro, nella via dove io lavoro, conosco almeno 15 persone che avevano un'attività commerciale, lavoravano, hanno dismesso questa attività commerciale perché naturalmente sappiamo che con la pressione fiscale che abbiamo in Italia, con l'introduzione ad esempio del registratore di cassa elettronico che ha praticamente azzerato tutta l'evasione fiscale possibile, quindi diciamo queste persone che magari avevano dei piccoli negozi di, non so, vi faccio un esempio, di quisquiglie, di oggettistica, di cose così, naturalmente si sono trovati a dover dichiarare tutto quanto, pagare delle tasse assurde, con poi l'aumento degli affitti, poi il lockdown che c'è stato che ha praticamente chiuso le possibilità di sussistenza per quasi 3 mesi, che poi sono stati elargiti dallo Stato soltanto 1.500 euro, 1.600 euro, una cosa del genere. Naturalmente tutti questi facendosi due conti, facendo un'analisi del costi-benefici, che quando arrivavi a fine mese avevi guadagnato 400 euro facendoti un mazzo terribile dalla mattina alla sera, pagando AMA, pagando luce, pagando affitti, pagando tasse, pagando registratori di cassa che cambiavano in continuazione, pagando il commercialista, pagando tutta una serie di spese terribili che tutti i commercianti, tutti voi che siete, non so, nel commercio sapete perfettamente, hanno preferito chiudere, mettere la propria residenza, se avevano una casa di proprietà con la moglie, magari una cosa del genere, o con genitori, o con fratelli, non lo so, io vi parlo degli esempi che ho visto io nel quartiere in cui lavoro. Praticamente che cosa succedeva? Prendevano, levavano la residenza da casa, vendevano la macchina se avevano qualcosa, mettevano la loro residenza in una chiesa o in una Caritas e hanno preso, io conosco ben 10-11 persone che hanno preso il reddito di cittadinanza e vivevano tranquilli. Perché? Problemi finiti, fatica finita, quando si trovavano magari, essendo anche iscritti alla Caritas, alla Chiesa e tutto quanto, potevano prendere i pacchi che ogni 15 giorni regala la Caritas con vivande, con oli, con pasta, con dolci, tutta una serie di cose, e quindi
loro potevano permettersi di vivere tranquillamente, felicemente e anche evitare di farsi il famoso buchino che adesso è diventata l'assoluta necessità di questo momento storico. Quindi queste persone che io conoscevo, che io vedevo, che io vedo, tuttora vedo in giro, ho rapporti di amicizia, ho rapporti di lavoro e via discorrendo, potevano benissimo tranquillamente permettersi di vivere agiatamente e non farsi questo famoso buchino. Conosco addirittura donne che proprio convinte no buchini, convinti di no buchini, e non l'avrebbero mai fatto, tanto al lavoro non ci dovevano andare, altri problemi non ne avevano, erano assolutamente a posto. Oggi però è cambiato qualcosa oggi. Non avrei mai immaginato che mettere il pass sui mezzi pubblici avesse convinto così tante persone a farsi il buchino. Non ci avrei mai creduto, vi giuro, che se ieri notte mi avessero detto: guarda, Tizio, Caio, Sempronio, Cesare, Augusto, Catilina, se lo faranno perché non possono prendere i mezzi pubblici, non ci avrei mai creduto. Invece questa mattina Tizio, Caio, Sempronio, Catilina, Cesare, Augusto, tutti quanti mi hanno detto che hanno prenotato per il fatto che altrimenti non possono prendere i mezzi pubblici. È stata una secchiata d'acqua in mezzo alla neve. Non ci avrei mai creduto. Eppure la necessità di prendere i mezzi pubblici, gli autobus, ha spinto moltissime persone a prenotare il buchino. Abbiamo a competere con persone che fingono di essere stupide, ma sono davvero scaltre ed intelligentissime. Loro fingono di essere sbadati, di essere poco furbi, poco intelligenti, invece vi assicuro che stiamo lottando con delle persone che hanno capacità o comunque hanno un entourage di consiglieri che sanno il fatto loro. Vi giuro che questa cosa qui dei mezzi pubblici non avrei mai immaginato che avesse portato dei risultati così pesanti, che neanche la prima tornata aveva portato. Questi erano tutti irriducibili, erano irriducibili, erano, perché adesso hanno ceduto per la necessità non di lavorare. Perché forse se fosse stato per il lavoro non l'avrebbero neanche fatto, perché voglia di lavorare in genere chi prende l'RDC ne ha proprio pochetta. Per la necessità di uscire, di andare in giro, di muoversi. Io sono seriamente turbato. Ecco, il termine giusto è: sono seriamente turbato. Sto vedendo che hanno delle capacità di condizionamento davvero elevate. Non so che altro aggiungervi. Poi vi rimando a vedere i video che ho postato questo pomeriggio delle solerti forze dell'ordine che controllano attentamente l'osservanza della legge, il che in altro periodo sarebbe stato anche una cosa meravigliosa.
E invece in questo momento è una cosa vergognosa, vergognosa per la nostra civiltà, per la nostra Costituzione, per la nostra legge, perché noi abbiamo la Costituzione più bella del mondo, che è stata buttata in un angolo. Ci aggiorniamo i prossimi giorni. Vi saluto. Buona serata a tutti.